come tu, ti ho seguito, ti ho fermato, ti ho baciato, eri la piccola. Di più, andiamo, scaldiamoci che fa freddo. Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Sono Fred, dal whisky facile, sono criticabile, ma sono fatto così. Non temete, non sono un debole, mi hanno fatto abile, poi la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere. Io no. Allora, siamo dopo 10 anni, Franz, ci rincontriamo. 10 anni passati. Presentiamo Fred Buscaglione a Norcia. Intanto, se il tempo tiene, perché stiamo aspettando, insomma, tutto il pomeriggio che aspettiamo se piove o non piove. Ha detto il cacciatore quelli fianco che non piove più, quindi speriamo di riuscire a fare. In tutti i modi è una soddisfazione, perché questo progetto qua, che ormai interpreto da più di 6 anni, abbiamo girato veramente tutta Italia. Sono stato anche all'estero quest'inverno, sono andato in Galles, a Glasgow, vicino a Glasgow, a suonare, un posto bellissimo. E quindi io tutte le volte che posso ringrazio veramente con affetto un grande artista anni 50, indimenticato, Fred Buscaglione, che ha ancora tante persone che apprezzano le sue canzoni e il suo modo di fare musica. Ricordiamo che c'è un lavoro in DVD e CD anche. Dunque, è stato prodotto da Hermitage, si trova già in distribuzione da tanto tempo, 2 anni per Hermitage, termina la distribuzione. Comunque sul mio sito franzcamp.it, tutto scritto, insomma, nella discografia, un documentario, un cofanetto che comprende un CD con tutte le canzoni di Fred interpretate da me e la mia band, e un documentario inedito che ho realizzato girando appunto tra Torino e la Riviera Romagnola, dove faceva i primi spettacoli Fred Buscaglione, per ricordarlo e con testimoni delle persone che l'hanno conosciuto, l'hanno apprezzato, l'hanno sostenuto, e anche il maestro Zavallone, che è quello che per ultimo l'ha salutato prima che quel maledetto di 3 febbraio, insomma, del 60, si schiantasse con la sua macchina, la sua Thunderbird rosa, contro un camion di mattoni. Una perdita incredibile. Però l'ho ricordato anche recentemente, perché ho realizzato un audiolibro per Area 51 Publishing, anche questo si trova su Google, Fred Buscaglione, Franz Campis, è tutto quanto scritto, insomma, è un audiolibro che in 20 minuti, mezz'ora, insomma, racconto la storia di Fred Buscaglione. Si può ascoltare, si scarica direttamente al computer, si ascolta in macchina, uno va a lavorare oppure ha 10 minuti liberi, si ascolta la storia in spiaggia, perché è una storia bellissima, affascinante, è un uomo che veramente racconta con la sua storia quello che è stata l'Italia anni 50, la voglia di crescere, di cambiare vita, di voltare pagine rispetto al passato, e con la sua bella musica e la sua allegria ha creato questo senso di gioia e di leggerezza per cui tanti lo hanno apprezzato. Questo spettacolo c'è due versioni, abbiamo la versione teatrale dove racconti dall'inizio alla fine, in modo anche senso drammatico, la fine di Buscaglione ascoltandola alla radio, con quel senso di voi che vi mettete a terra e raccontate, non sapete perché c'è stato quell'incidente. E poi c'è la versione più semplice, quella di stasera. Sì, con due versioni, ho detto benissimo, la versione teatrale con Barbara Giorgi e la band completo, abbiamo anche la pupa che a un certo punto si svesta e fa un casto striptease, come ha fatto nel Buscaglione in un suo video, perché allora c'erano i primi video della canzone italiana. Ricordo sempre che Buscaglione ha avuto grande successo grazie appunto ai jukebox, prima ancora che alla radio e alla televisione, poi al cinema, dove è esploso nell'ultimo anno di vita, nel 59, praticamente ha realizzato tra il 58 e il 59 10 partecipazioni, 10 film, e l'ultimo, che è uscito postumo, Noi Duri, è proprio lui il protagonista. Però dicevo che la sua storia è bella, perché appunto la raccontiamo nella versione teatrale, come dicevi tu, sia dal punto di vista ironico del racconto così e scanzonato, e anche quello finale invece, il momento della perdita, perché lui nella storia nel teatro è un angelo, praticamente siamo in paradiso, la storia si svolge in paradiso, e lui si accorge che è morto quando alla fine la radio glielo comunica, e quindi c'è questa doppia finzione di Fred Buscaglione che capisce che è morto,
e la sua compagna nello spettacolo, che è Barbara Giorgi, gli chiede: ma lo rifaresti tutto? Sì, rifarei tutto da capo, perché ho fatto una vita veramente importante, meravigliosa, piena di emozioni. Lui è partito che era veramente in povertà, in grande povertà, ed è riuscito ad arrivare a diventare il più grande cantante di quegli anni, che è riuscito per primo nella storia della canzone italiana a vendere quasi 1 milione di copie con un brano che bambola. Che bambola! Michilò! Vi saluto tutti e vi do appuntamento, vero, sulle pagine del nostro sito franzcampi.it, che tu conosci molto bene, bravo, e poi soprattutto sui video. Ci sono un sacco di video che parlano di Fred Buscaglione. Andate ad ascoltare Fred Buscaglione interpretato da Franz Campi, ma Fred Buscaglione in tutti i casi, anche non interpretato da Franz, perché Fred è un grande artista e merita di essere ricordato. E con i saluti finali si conclude questa serata. Ce l'abbiamo fatta fino all'ultimo, sembrava non suonasse. Un grande applauso ai tecnici che hanno montato, dismontato, pulito e asciugato. Un applauso ai tecnici, luci ed audio della serata, grazie di cuore. Io ringrazio gli amici della radio che sono venuti prima qua a salutare. Ringrazio un grande amico che è Pietro Vazzocchi qua, con suo figlio che sta facendo le riprese, Ascoli Piceno. Vi voglio bene, lo sapete che vi voglio bene. Hanno suonato per voi Marzio Marzocchi alla tromba! Letizia Ragazzina in sax! Alle mie spalle Ernesto Giardensillino e la sua batteria imprestata! Un graditissimo ritorno per me, ho tanto tempo che non suonavo con lui. Signore e signori, al contrabbasso, Vincenzo Germano! Un grande pianista, è il pianista residente del Jamboree Festival, l'abbiamo rubato per una notte, Davide Falcone al pianoforte! Tutti i nostri appuntamenti sono su www.franzcampi.it, franzcampi.it! E io voglio bene e farò bene sempre al grande Fred Buscaglione!